deciso di partecipare a questa mattinata che vuole essere una mattinata di riflessione, di approfondimento, ma soprattutto una mattinata di confronto. Il benvenuto e i ringraziamenti non sono soltanto i miei, ma sono soprattutto degli organizzatori di questa mattinata. Come vedete, il progetto civico Provincia di Varese è Busto al Centro, e per Busto al Centro c'è qui un esponente, Gigi Chierichetti, che chiamo subito a dirci qual è il senso, qual è la motivazione della mattinata. Buongiorno a tutti e benvenuti. Come tutti voi saprete, nell'ultimo mese di maggio scorso c'è stato l'ultimo Election Day. Tutta Italia, tutti i paesi italiani hanno votato per le elezioni europee, molte hanno votato per le amministrative. Noi abbiamo esaminato 150 comuni, quindi un campione abbastanza significativo, 150 comuni lombardi, dove ci sono state entrambe le elezioni. E abbiamo notato che nei 150 comuni, nelle elezioni, abbiamo preso in considerazione quei 150 comuni dove anche a livello amministrativo c'era l'espressione dei partiti, quindi c'erano i simboli dei partiti, liste di partito piuttosto che altre liste dove più partiti partecipavano insieme. Abbiamo fatto un semplicissimo confronto tra i voti di queste liste con le relative liste di partito alle europee. E abbiamo evidenziato quello che i numeri dicono, che nelle elezioni europee i partiti hanno ottenuto il 28% in più di consensi rispetto alle liste di partito nelle amministrative. Un rapido ragionamento porta a dire che quel 28% di voti erano ovviamente destinati alle liste civiche nelle amministrative.